La stagione che si è appena conclusa, non è stata delle più felici né tantomeno delle più, fortunate, però, diciamo che i premi vanno sempre riconosciuti e oggi il Museo Amaranto, ha dato uno speciale premio al capitano Nello Cutolo. Sì, il premio che è stato consegnato a Nello per l'impegno che ha profuso in tutta la stagione. L'idea del museo è quella, certo, di, sebbene la stagione sia stata difficile, il risultato è sotto gli occhi di tutti, negare a chi ha profuso più impegno degli altri un premio sarebbe stato un errore. Ci dispiace la mancanza di Jacoponi, a cui era stato anche assegnato il premio Under, perché a nostro giudizio è un ragazzo che, come caso l'anno scorso, abbiamo visto degli enormi margini di miglioramento e un gran futuro, perché il ragazzo si è visto un campo che, quando ci mette l'impegno, sa dare una svolta alla partita. De Nello c'è poco da dire, De Nello per lui parlano i risultati. Le 136 presenze a cui è arrivato nei 5 anni in cui milita l'Arezzo, e soprattutto il numero dei gol che l'ha fatto entrare nei primi 10 cannonieri nella storia dell'Arezzo. Sicuramente da capitano ha provato a smuovere la situazione in una squadra costruita nel corso della stagione con qualche pecca evidente, però purtroppo alla fine il risultato, come dicevo prima, non è stato quello che tutti speravamo. Comunque, per noi la consegna dei premi è sempre importante e continueremo sempre a offrire questi premi nel corso degli anni. Poi è la cosa veramente che mi inorgoglisce di più, perché per la seconda volta consecutiva, ecco, arriva un premio da parte del museo che mi fa veramente piacere, nonostante in una stagione veramente maledetta e da cancellare, però è un attestato di stima che mi gratifica personalmente. Sono passate ormai più di 2 settimane, ma sei riuscito a darti una spiegazione di quello che ci ha condotto fin qui? No, io non vi nascondo che a volte ho dei flash veramente di tutta la stagione, no? Di quello che abbiamo vissuto, di come abbiamo trascorso. La cosa che mi viene più in mente è l'ultima prestazione a Cesena, che purtroppo voi per la troppa tensione, voi per tantissimi errori che abbiamo fatto noi, abbiamo sbagliato completamente la partita, perché c'è il rammarico che con un punto si andava a fare play-out e quantomeno era un obiettivo a portata di mano, ecco. C'è la grandissima delusione che ancora oggi sto facendo fatica a smaltire, ma dobbiamo essere bravi, veramente lucidi poi nel momento in cui si dovrebbe ripartire.